Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente entriamo nel vivo, parliamo di tattiche, moduli e istruzioni. Lo so che me le avete richieste in tanti, sia qua che in live. Ci ho messo un pochino prima di trovare quelli che sono i miei moduli preferiti. Oggi ne andiamo a vedere uno dei due, l'altro lo vedremo se non sbaglio martedì, ho programmato il video. E in particolare, oltre a vedere quelle che sono tutte le dinamiche in game di questo modulo, andrò anche a cercare di spiegarvi quali sono i giocatori migliori in ogni reparto per sfruttare al massimo il potenziale di questa formazione. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, tanto l'avrete letto già dal titolo, andiamo subito sulla schermata di gioco, dove ci attende appunto il nostro 4-3-2-1, un modulo che possiamo definire questo per veterani di FIFA, perché è un modulo che era tantissimo usato su FIFA 17, permetteva di insomma fare ottimi risultati all'epoca, ed è tornato in maniera molto 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 prepotente anche su FIFA 22. Perché è tornato in maniera prepotente su FIFA 22? Perché è un modulo che permette di giocare molto nello stretto, molto a scambi tra le punte, quindi con gli esterni anche, per a far sì che si venga a creare la superiorità numerica all'interno dell'area di rigore. E avete visto quanto è difficile entrare nell'area di rigore su questo titolo di FIFA, e in particolare lunedì vedremo un'analisi gameplay dettagliatissima a tal proposito. Quindi per questo modulo qui, dicevo, sono fondamentali gli scambi stretti, e una parte importantissima ovviamente è il centrocampo, perché avendo un centrocampo a 3 classico vi permette di poter avere un centrocampista in più rispetto a quelle che sono la stragrande maggioranza delle formazioni che vengono utilizzate, ovvero il 4-2-3-1 e il 4-4-2. Nel momento in cui invece vi ritrovate con un rombo, bene o male ve l'andate a spalleggiare con lo stesso centrocampo. Veniamo al dunque. Per quanto riguarda i terzini, qui poco da dire, perché i terzini dandosi una mano, però come vedremo poi nelle istruzioni, non sono un ruolo attivo, quindi possono giocare tranquillamente due giocatori veloci che hanno dei discreti passaggi e che possibilmente abbiano anche degli attributi di difesa ovviamente abbastanza elevati. Venendo al centrocampo, che è la parte cruciale, qui nel centrocampista centrale, quello di riferimento, dobbiamo avere un giocatore assolutamente difensivo, quindi un recupera palloni, un giocatore che poi è in grado anche di poter passare il pallone in maniera abbastanza buona, altrimenti avete visto come i passaggi sono marci, si va a perdere palla e a rischiare contropiedi. E poi questo deve essere aiutato da due giocatori invece un po' più totali, in particolare uno che deve essere appunto un centrocampista che ti faccia entrambe le fasi, in questo caso Bruno Fernandes, che difende bene, attacca bene, passa la palla, insomma, e sia un ottimo rifinitore che un ottimo giocatore di interdizione. E poi abbiamo Neymar, quindi l'altro centrocampista può essere anche un giocatore che viene in questo caso a essere utilizzato da adattato, quindi su quel reparto lì, un giocatore che non è propriamente un centrocampista, ma che ci permette di poter usare questo modulo anche se magari di partenza abbiamo un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Quindi io ci ho messo Neymar perché tra i giocatori che avevo lì davanti era quello che secondo me faceva il tutto meglio rispetto a Ronaldo, Mbappé e Messi. Quindi questo per quanto riguarda i centrocampisti. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, insomma, quest'anno come al solito abbiamo bisogno dei classici giocatori fisici ma veloci, quindi perfetti giocatori alla Cristiano Ronaldo o alla Mbappé. Fondamentale però è avere anche giocatori alla Messi. Avete visto com'è difficile girarsi, giocatori piccolini come Messi invece lo fanno ancora molto bene, e in particolar modo è fondamentale avere giocatori che abbiano un ottimo tiro a giro, perché si segna tanto da lontano, e vedrete poi settimana prossima i tutorial per quanto riguarda la finalizzazione. E avete visto appunto che è fondamentale fare questi tiri a giro da fuori, un po' un Insigne Simulator, e quindi giocatori che abbiano il threat del finesse shot sono assolutamente utili alla causa. Quindi Messi quest'anno per me è diventato veramente fondamentale, fortissimo anche rapporto qualità-prezzo. Quindi sulle due ali, due giocatori sui loro piedi, quindi non a piedi invertiti, in maniera tale, no scusatemi, a piedi invertiti in maniera tale che possono rientrare per il tiro a giro, mentre la punta si preferisce avere un giocatore comunque con 5 skill e almeno 4 di piede debole. Passiamo invece a quelle che sono le tattiche vere e proprie con le quali vado a utilizzare questo modulo. Allora, per quanto riguarda la difesa, vado a utilizzare un classicissimo equilibrato, visto che la squadra si muove bene già da sola, e di conseguenza preferisco che vada a fare il tutto senza che abbia dei preset. Quindi quando voglio switchare vado a switchare, quando voglio raddoppiare vado a raddoppiare, quando invece voglio che vado ad arretrare vado ad arretrare, però non voglio che la squadra ripieghi da sola, pressi da sola, eccetera.
Ampiezza l'ho lasciata default in maniera tale da non creare problemi di imbucate all'interno della zona centrale del campo. Mentre come profondità gioco 70, perché voglio una difesa che sia abbastanza alta, che mi permetta di poter recuperare il pallone prima possibile, per mettere anche pressione all'avversario. La differenza rispetto all'anno scorso è che quest'anno non c'è la possibilità di poter avere quello spam del fuorigioco nel momento in cui abbiamo andato a impostare una profondità elevata, ma dobbiamo casomai richiamarcelo manualmente schiacciando due volte la freccetta in basso per evitare appunto che la squadra si vada troppo a abbassare. Per quanto riguarda l'attacco, come per la difesa, come stile vado ad adottare una costruzione della manovra equilibrata per evitare che con questi vari setup i giocatori o rimangano troppo impantanati oppure vadano a scappare, ad esempio con manovra veloce, palla lunga eccetera. Sono io che vado a governare quelli che sono gli inserimenti attraverso l'L1, e invece attraverso la creazione delle occasioni preferisco utilizzare passaggi diretti per poter avere appunto una serie di fraseggi rapidi tra quelli che sono i miei giocatori offensivi, come vi dicevo in precedenza, quindi perfetto per questo modulo. Ampiezza utilizzo 50, quindi lasciandola abbastanza stretta la squadra per evitare che si allarghino troppo e ci sia poi distanza tra i giocatori che invece voglio vicino a contatto a dialogare. Giocatori in area 5 per evitare che l'area sia troppo densa, perché come vi ho detto abbiamo bisogno di giocatori anche al limite per poter liberare non solo i tiri a giro ma anche per imbucare poi eventualmente la punta. Mentre per quanto riguarda angoli e punizioni siamo fermi su 1-1, questo per invitare sia i contropiedi da calcio d'angolo che i contropiedi su calcio di punizione, che sapete benissimo essere assolutamente letali. Passiamo poi alle istruzioni. Abbiamo il classicissimo resta dietro in attacco per quelli che sono i terzini. Per il centrocampista centrale, quindi diciamo il CDC, resta dietro in attacco, copertura al centro, questo perché voglio che sia proprio il perno difensivo, ok? Quello che fa da scudo davanti la difesa. Poi ho Bruno Fernandes su copertura al centro, Neymar su copertura al centro, quindi sulle due mezze ali semplicemente copri al centro con la possibilità appunto di poterle giostrare come mi pare, se le voglio portare più avanti, se le voglio portare più indietro, sono io a decidere. Poi passiamo al reparto avanzato. Messi, abbiamo rimani centrale ed inserisciti alle spalle. Il rimani centrale per lo stesso discorso, perché tramite questa istruzione ci permette di poter rimanere più vicino alla punta e di potervi fraseggiare meglio per potersi liberare con 1-2 devastanti. Stesso discorso ovviamente a questo punto lo andiamo a traslare su Cristiano Ronaldo, quindi l'ATS, anche lui rimani centrale, inserisciti alle spalle. Per quanto riguarda la punta invece assolutamente niente. Perché niente? Perché con il classico inserisciti alle spalle la punta magari scappa, quindi toglie quello che è l'appoggio alle due ali. Con rientra in difesa spesso e volentieri la trovo a centrocampo piuttosto che in avanti, quindi preferisco lasciarla così che vado ancora una volta a utilizzarla come mi pare. Se la voglio utilizzare in ripiego la vado a selezionare e torno indietro, se voglio inserirmi schiaccio L1 e lo faccio inserire. Quindi questo modulo, devo dire, non mi sta per niente dispiacendo, anzi è stata una bellissima sorpresa. In particolare lo alterno molto con un altro modulo, di cui arriveranno tattiche e istruzioni, ripeto, settimana prossima, che diciamo è il mio main. Questo lo trovo eccezionale per le partite che sono da recuperare o che sono contro avversari che ti lasciano tanti spazi, oppure quando c'è un gameplay estremamente veloce, anche se gameplay veloce e FIFA 22 sono un po' un ossimoro. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questo primo video di tattiche è tutto. Fatemi sapere voi se magari state già utilizzando questo modulo, quali moduli state utilizzando in maniera più specifica, quali moduli magari vorreste vedere qui sul canale, in maniera tale che li andrò a provare e ve li porterò. In descrizione trovate tutti i riferimenti, in particolare per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, tutti i partner, Instant Gaming e FIFA Points scontatissimi, Pumpling eccetera eccetera. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, ragazzi. Un salutone al vostro Liberoschi. Ciao ciao.